Si è conclusa ad Agrigento l'ottava edizione del presepe vivente di Montaperto, caratterizzata dal record del numero di visitatori e da tanti riconoscimenti ricevuti. Anche il sito dei viaggi TripAdvisor segnala il presepe di Agrigento a Montaperto come un luogo da visitare. Soddisfatto il patron Nino Amato e il suo staff, che da mesi si è adoperato per donare alla città un evento che attrae da ogni parte della Sicilia. Il premio per il presepe artigianale più bello è stato assegnato al giovane Giuseppe Sanzeri. Tu sei il re del re, il figlio del Dio dei cieli, colui il quale salverà il mondo. La stella mi ha guidato ai passi fino alla tua grotta qui a Betlemme. Io credo in te, in tutto quello che i santi profeti hanno detto di te. Credo in tutto quello che farai e voglio essere tuo discepolo sin da adesso. In segno della tua regalità riconosciuta ti offro questo dono, questo cofanetto contenente oro purissimo, in segno della tua purezza e della tua legalità. Siamo ormai vicino al consuntivo e siamo veramente molto ma molto soddisfatti, perché per tutte le sere siamo stati invasi da tantissimi visitatori. Le recensioni sono molto positive, anche nel motore di ricerca importante internazionale hanno avuto parole veramente che ci riempiono di orgoglio. Siamo contenti, io non posso che ringraziare le oltre 100 figure che ci sono nel presepe, tutti quelli che lo hanno allestito, quelli che hanno fatto i figuranti, sono tutti oltre 100 persone. Io sono veramente affezionato a tutte le altre edizioni, anche le altre 7 edizioni, ma penso che questa sia stata la più bella, forse la più difficoltosa, però poi devo dire anche buon Dio ci ha aiutati fino all'ultima giornata, dove devo dire ha smesso anche di piovere e quindi stiamo dando inizio all'ottava edizione. Ancora ho negli occhi e nella mente la gioia, la felicità dei bambini, oltre 2500 bambini, anche questo è un record, che sono venuti a visitarci. Con tante scolaresche ci siamo già dati la appuntamento per il prossimo anno, e tutto questo non ci fa altro che spronare a cercare di fare sempre meglio. Ringraziamo l'amministrazione comunale perché ha voluto che questo presepe continuasse, che si allargasse e che fosse ancora più interessante agli occhi della gente che ci viene a visitare. Quest'anno ci siamo superati, devo dire che come luci, come atmosfere, come colori siamo riusciti a fare meglio degli anni precedenti, e le soddisfazioni sono arrivate subito grazie alle numerose prenotazioni che abbiamo ricevuto di gruppi ma anche di piccole famiglie che sono arrivate da ogni angolo della Sicilia. Si vede che il presepe di Agrigento a Montaperto piace, è ormai una garanzia e quindi la gente è venuta lo stesso a visitarci. È stata sicuramente una bellissima soddisfazione vincere quest'anno il concorso dei presepi qui a Montaperto. E la mia passione nasce fin da piccolino, quando aiutavo mio padre a preparare il presepe. Ora realizzo dei presepi con dei materiali anche poveri, con delle cassette di legno, con un po' di stoffa. E ringrazio i collaboratori del presepe di Montaperto che mi hanno fatto partecipare a questa bellissima iniziativa.